sequestro da 2 milioni di euro a gioielliere mafioso ex Pip. Giornata di sport e legalità allo stadio Renzo Barbera di Palermo per il memorial dei giudici Cesare Terranova e Antonino Saetta. Bagheria conferisce la cittadinanza onoraria a Luca Salvemini e Francesco Tocci. Bentrovati al consueto appuntamento delle informazioni in Media News. Prima edizione di mercoledì 25 settembre, colpito il patrimonio di un componente della famiglia mafiosa di Brancaccio, sequestrati immobili e attività per 2 milioni di euro al gioielliere mafioso ex PIP Matteo, scrima l'ufficio misure di prevenzione alla questura. Ha dato esecuzione al provvedimento emesso nei confronti del 53enne Palermitano. Tra i patrimoni posti sotto sequestro ci sono un negozio di via Lincoln, un bazar aperto all'interno del Florio Park Hotel di Cinisi, un appartamento e due box. Dal 2010 al 2011 Scrima risultava inserito nella lista degli ex PIP della Social Trinacria Onlus. Cambiamo argomento, ci occupiamo di politica. Crocetta ha fatto un partito contro il nostro, non è più dei nostri, così come i quattro assessori. Il segretario regionale del Partito Democratico, Giuseppe Lupo, sancisce così la rottura tra il PD e il presidente della regione, ma la crisi di governo in Sicilia ha dei contorni ancora tutti da definire. Vediamo. La resa dei conti è arrivata ed è stata durissima. Gli assessori del Partito Democratico, Scilabra, Lobello, Bianchi, che hanno espresso la loro fedeltà al presidente della regione Rosario Crocetta, nonostante l'out out della direzione regionale del partito, pagheranno con l'espulsione la loro scelta. E anche Crocetta riceverà il ben servito. Ha costruito un nuovo partito contro il nostro partito, ha detto Giuseppe Lupo, riferendosi al megafono, e quindi non farà più parte del PD. E non è un problema di poltrone. Il il segretario fa riferimento allo statuto: chiunque non ottemperi alle decisioni della direzione regionale è fuori, non ci sono margini di dialogo. Ma intanto è proprio Rosario Crocetta a voler tenere aperto un canale di comunicazione con il PD sul versante istituzionale dei rapporti tra governo e parlamento regionale. Dopotutto, si tratta del più importante partito della maggioranza. In effetti, i propositi dei democratici non sono poi così perentori. Il PD sospende il rapporto politico con il presidente, ha provato a chiarire Antonello Cracolici, ma noi non passiamo all'opposizione, valuteremo d'ora in poi i singoli provvedimenti proposti in Parlamento. Insomma, è una crisi alla siciliana: una crisi che non è una crisi, con Crocetta orientato a sperimentare alleanze a geometria variabile, magari sul modello nazionale del governo Letta, per contare comunque su una maggioranza. Giuseppe Lupo si rifiuta di pensare che il presidente della regione sia capace di chiedere il voto al PDL a Berlusconi, e invece Crocetta si dice pronto a lavorare a un accordo programmatico che coinvolga più gruppi. Possibili dell'ars perché no, anzi, ha chiarito il presidente: devo dire che ho molto apprezzato certe aperture provenienti dal centro-destra. L'accordo sulla vertenza degli sportelli multifunzionali non è stato ancora raggiunto. Noi stiamo lavorando ad un testo che possa garantire servizi adeguati alle esigenze del mercato del lavoro e allo stesso tempo la continuità e la stabilità per i 1800 lavoratori che sono stati professionalizzati proprio per questa attività formativa. A dichiararlo Giovanni Migliore, segretario Cisl, scuola alla, eh, con delega alla formazione, che prosegue: Di certo non daremo il nostro consenso alla Regione su ipotesi che non danno prospettive a tempo indeterminato, limitandosi a soli otto mesi. Siamo lieti di accogliere la proposta di assunzione al Ciapi, ma questa deve essere sostenuta da un programma vincolante che assicuri la stabilità dei rapporti di lavoro. Alla luce della decisione del governo regionale di dare il via alla costruzione di due nuovi impianti per la produzione di energia eolica da 27 MW a Castellana, Sicula e Petralia Sottana, i parlamentari del Partito Democratico hanno presentato una mozione che impegna il Presidente della Regione e gli assessori a bloccare qualsiasi... Tipo di autorizzazione perché altrimenti verrebbe sforato il limite di capacità ricettiva dell'isola. Sullo stesso argomento è intervenuto il partito dei siciliani MPA con una conferenza stampa che si è svolta questa mattina a Palazzo dei Normanni. Gli autonomisti non sono del tutto contrari all'installazione di nuovi impianti, ma chiedono che prima venga approvato un piano energetico. Ascoltiamo a tal proposito il capogruppo Roberto Di Mauro e il deputato Toti Lombardo. Ascoltiamoli. Ci siamo resi conto che sono state ammesse 188 pratiche, di cui appena 64 hanno un valore di 3.285 MW e che aggiunge 3.300 sono di gran lunga superiori a quello che è il fabbisogno che in questo momento Terna può incamerare, che è di circa 1.500. Siamo preoccupati perché tutto è lasciato al libero arbitrio di una dirigenza all'assessore della tecnologia che è scoperta da atti politici di, car di, di, di carattere programmatorio eh, vedono esaminare queste stanze singolarmente e, e soprattutto non vedono rispettare quello che è il principio sacrosanto stabilito dal codice dell'ambiente che prevede tu fai uno strumento urbanistico in relazione alla capacità infrastrutturale. Questo governo e il presidente Crocetta che ha detto no all'eolico, di fatto questo è un dato che possiamo registrare dopo diversi anni di lotta all'eolico, di regolamentazione del settore, riapre e riavvia questo procedimento mostruoso che comporterà nei prossimi anni, se è attuato, che in Sicilia verranno installate qualcosa come 3.000... Pali eolici dell'altezza di 100 metri, del diametro di 60, che costituiranno un blocco inutile per questo nostro territorio che sta iniziando a trovare nuova linfa al punto di vista turistico e ambientale, che non, non riusciamo a capire. Ed è l'ennesima contraddizione del Presidente che dice no all'eolico, che però storicamente si assume la responsabilità di riavviarlo. Su questo, sia chiaro, noi faremo le barricate, siamo pronti a proteste clamorose perché sull'ambiente. Il Partito Cinese ha fatto la propria ragione d'essere e continuerà a farlo nei prossimi mesi. E sempre sull'argomento eolico interviene proprio il presidente della regione, Rosario Crocetta, con una nota diramata pochi minuti fa. Il governo regionale è Totalmente contrario all'eolico. Sono stato il primo in Sicilia da sindaco ad aver sollevato il problema insieme all'onorevole Sgarbi quando quest'ultimo era sindaco di Salemi. Tant'è che il mio governo, continua il governatore, ha proposto una legge persino per impedire nuove installazioni eoliche. Il governo sulla questione ha aperto un'inchiesta e compirà tutti gli atti necessari per impedire un nuovo scempio, non escludendo neppure la. La proposta di un referendum popolare, tutto ciò per fare chiarezza e per dire, conclude il Presidente, che non c'è alcun contrasto tra la posizione del Partito Democratico e del Governo. E Adesso ci separiamo per una breve pausa pubblicitaria. A tra poco. La sai la novità? Arrediamo e vestiamo la tua casa a Scordia a 20 km da Catania. Vasto assortimento di tendaggi e mobili di vario genere, dai contemporanei ai classici e moderni. Scegli il tuo stile e acquisti con sicurezza nel primo negozio online di mobili, tende e tessuti. Vieni nei nostri showroom, a Scordia, in piazza Piersanti Mattarella 20, in via Cristoforo Colombo 5 e in via Statuto 194. Oppure, se sei abile con il web, basta un clic e hai il tuo preventivo www.rosamobili.it e www.sltessuti.it E se hai moneta Sicanex, risparmi i tuoi euro. Dalle prime ore dell'alba forristi, rocciatori e speleologi del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano sono impegnati nella ricerca di Giuseppe Castro, scomparso da domenica sera a seguito della bomba d'acqua che ha investito a Cireale. La prefettura di Catania da ieri ha avviato il piano di ricerca a persone scomparse, coinvolgendo così le strutture operative preposte a tali attività. Gli uomini del soccorso alpino stanno percorrendo il letto del torrente concentrandosi in tutte le zone più impervie in cui ipoteticamente il disperso potrebbe essersi bloccato. A darne notizia il Presidente del Servizio Regionale del Soccorso Alpino, Giorgio Bisagna. Giornata di sport e legalità allo stadio Renzo Barbera di Palermo per il memorial dei giudici Cesare Terranova e Antonino Saetta, uccisi entrambi il 25 settembre per mano mafiosa. Vediamo. Il ricordo dei due giudici uccisi per mano mafiosa il 25 settembre del 79, Cesare Terranova, 25 settembre dell'88, Antonino Saetta, si è svolto oggi allo stadio Renzo Barbere il triangolare di calcio tra le rappresentative dell'Assemblea regionale siciliana, dell'Ordine dei giornalisti Sicilia e della sezione sportiva antimafia. Un giorno di sport per rinnovare l'impegno antimafia per la legalità e soprattutto per ricordare i due giudici. Cesare Terranova, che era stato procuratore d'accusa al processo contro la Cosca di Corleone, e parlamentare del PC come indipendente di sinistra dal 72 al 79 quando ebbe anche un ruolo di spicco nella Commissione parlamentare antimafia, ucciso nel 79 insieme a Len Mancuso, l'uomo di scorta che seguì il giudice Terranova per oltre 20 anni. E Antonino Saetta, ucciso insieme al figlio Stefano sulla strada Grigento Caltanissetta. Era stato Saetta il giudice che aveva presieduto i processi per l'uccisione del capitano dei Carabinieri Emanuele Basile e del giudice Rocco Chinnici che vedevano sul banco degli imputati pericolosi capi emergenti come Vincenzo Puccio, Armando Bonanno e Giuseppe Madonia. Per il duplice omicidio del giudice Saetta del Figlio nel 1996 verranno poi condannati all'ergastolo i capi mafia Totò Riina, Francesco Madonia ed il killer Pietro Ribisi. Ascoltiamo adesso alcune interviste realizzate durante il triangolare di calcio che ha impegnato le rappresentative dei deputati dell'ARS, dell'Ordine dei giornalisti di Sicilia e dell'Associazione Sportiva Antimafia. Ascoltiamo. L'impegno sportivo nella legalità, lo sport d'altronde è regole, noi vogliamo che la legalità sia fatta di regole dai bimbi che sono tanti e che ci stanno vedendo e che stanno anche sorridendo visto che tutto c'è tranne che la forma per giocare a calcio, però proprio come hai detto tu in relazione al fatto che questa partita è legata al ricordo di due martiri, di due uomini che sono morti per la riaffermazione della legalità in Sicilia appunto i giudici sette e Terranova. Era doveroso ed è stato anche piacevole in uno straordinario contesto stare insieme e pensare di fare antimafia anche sul campo di calcio. Noi siamo felici di eh, poter fare parte di questo progetto. Eh, noi come associazione IACE eh, ci siamo organizzati con una squadra, eh, gruppo sportivo IACE, eh, dove concorreremo con una squadra set nel campionato Champions Legend. Eh, che inizierà il 23 o il 24 ottobre eh, e questo ci, ci fa onore eh, poter essere dentro perché anche noi vogliamo testimoniare un messaggio di legalità, un messaggio ehm, e aggiungerei anche eh, sicurezza. Eh, visto, che noi, eh, visto che io faccio un mestiere anche dove mi occupo eh, di scorta e protezione, eh, in questi giorni si è parlato anche tanto eh, su questo incidente, su questa sicurezza sulla strada. Lei eh, fa parte della scorta Crocetta che ha avuto sì, l'incidente. Sì. Approfitto per ringraziarlo e un caloroso abbraccio ai familiari. Eh, del, dei due agenti di scorta Enzo e Tony. Cerchiamo di coniugare due bellissime cose che esistono a Palermo, lo sport e la legalità. Vorremmo che lo stadio fosse pieno di gente che capisse che significa realmente la legalità. Purtroppo a Palermo ancora questa cultura mh, è un po' nascosta, ancora nessuno riesce a mostrare realmente il suo viso. Chiusura di 5 giorni per quattro attività commerciali a Palermo per violazione delle norme in materia di pubblici esercizi e solo pubblico. La chiusura riguarda il bar Ergio di via San Martino, Angolo via Catania, il pub Covo dell'Arte di via dei Tintori, il negozio di abbigliamento ditta Ling Peng Peng di via Rudini e il pub della ditta Scarpaci di piazza Olivella. Per ciascuna attività, la chiusura scaturisce dall'occupazione di suolo pubblico senza le previste autorizzazioni amministrative. Salgono così a 169 i provvedimenti notificati nel 2013 dalla Polizia Municipale di Palermo, 75 dei quali nel centro storico. E adesso ci separiamo per un'altra breve pausa pubblicitaria. Rimanete con noi. La sai la novità? Arrediamo e vestiamo la tua casa a Scordia, a 20 km da Catania. Vasto assortimento di tendaggi e mobili di vario genere, dai contemporanei ai classici e moderni. Scegli il tuo stile e acquisti con sicurezza nel primo negozio online di mobili, tende e tessuti. Vieni nei nostri showroom a Scordia, in piazza Piersanti Mattarella 20, in via Cristoforo Colombo 5 e in via Statuto 194. Oppure, se sei abile con il web, basta un clic e hai il tuo preventivo www.rosamobili.it e www.sltessuti.it E se hai moneta Sicanex, risparmi i tuoi euro. Seduta straordinaria ieri del Consiglio Comunale di Bagheria per il conferimento della cittadinanza onoraria al dirigente del Commissariato di Polizia di Stato Luca Salvemini e al colonnello Francesco Tocci della stazione dei Carabinieri. Tocci e Salvemini lasciano i rispettivi incarichi dopo aver lavorato a Bagheria per sette e quattro anni. Li abbiamo ascoltati in queste interviste. Ascoltiamo. Il Comune di Bagheria ha inteso premiare con un riconoscimento la cittadinanza onoraria, forse ha segnato una discontinuità, forse ha voluto lanciare un messaggio, un messaggio in cui le forze dell'ordine costituiscono veramente un punto nevralgico della collettività e questo senso di appartenenza a una collettività che non è soltanto quella del CIVES, del cittadino e della politica, ma è fatta anche da tutti gli operatori, non, non è, inclusi quelli del, che operano al, per la cittadinanza la tutela della legge per il rispetto della legalità e mi ha fatto sentire ovviamente a me come dirigente del commissariato ma sono per tutta la Polizia di Stato una parte di questa cittadinanza e di questo ovviamente posso essere solo grato alla Giunta e al Consiglio Comunale di Bagheria che ha inteso aderire a questa delibera e a questo atto di indirizzo. La scelta dell'amministrazione comunale, oltre alla gratificazione personale per il riconoscimento che mi viene attribuito, però sicuramente rappresenta un sintomo della volontà di intendere le forze dell'ordine non più come avulse dal contesto sociale ma anzi di coagulare intorno alle forze dell'ordine tutti i sentimenti e le forze positive della comunità. E in questo senso eh, mi sento di dire che il contrasto alla criminalità eh, può ottenere risultati positivi solo se le forze dell'ordine trovano sostegno da parte dei cittadini e da parte delle istituzioni. In questo senso l'azione insieme secondo me rappresenta un segnale assolutamente positivo della volontà di proseguire in questo percorso. Adesso ascoltiamo il sindaco di Bagheria Vincenzo Lomeo e la Presidente del Consiglio Comunale Caterina Vigilia che hanno spiegato i motivi del conferimento della cittadinanza onoraria a Luca Salvemini e Francesco Tocci. Sentiamo. Abbiamo avuto la consapevolezza di una proficua collaborazione che il dottore Tocci e il dottore Salvemini hanno dato a questa città. Hanno dato un contributo significativo, sia per i loro compiti istituzionali, ma anche, devo dire, e poi è questa la motivazione vera: anche in termini di, di una collaborazione proficua anche nel settore della prevenzione. Insomma. Hanno saputo gestire l'ordine pubblico e la sicurezza con grande equilibrio, cioè, come se loro fossero cittadini bagheresi E quindi abbiamo ritenuto opportuno, doveroso da parte nostra. A che nel loro curriculum restasse questo riconoscimento della città di Bagheria. Loro saranno sempre bagheresi perché in questo territorio hanno dato tutto se stessi, non solo in termini istituzionali e relativamente ai compiti che in capo a loro ovviamente ci sono, ma anche come apporto, come contributo spontaneo delle loro persone. Il valore della giornata di oggi e quindi il conferimento del titolo di appartenenza alla comunità è sicuramente simbolico, ma. È... Profondamente sentito e il valore è legato soprattutto all'attaccamento proprio al territorio che è il maggiore dell'arma dei carabinieri, Francesco Tocci, e il dirigente locale commissariato della Polizia di Stato, Luca Selvemini, hanno dimostrato. Il valore è simbolico sì, ma veramente ehm, ecco, importante proprio perché loro hanno rappresentato insieme a tutti gli uomini dell'arma dei carabinieri, a tutti gli uomini della Polizia di Stato, veramente un baluardo ecco, per la difesa e la tutela del cittadino. Ma la cerimonia di oggi vuole anche eh, esprimere, eh, a nome di tutti i cittadini bagheresi, donne e uomini di questa città, un riconoscimento a tutte le altre forze dell'ordine. Notte bianca tra sabato e domenica prossimi al Parco Ninni Cassara di Palermo, l'evento che prenderà il via alle ore 12 di sabato 28 fino alle 6 di domenica mattina sarà arricchito da musica, spettacoli, cultura, solidarietà, artigianato, sport, giochi per bambini, esposizione estemporanea d'arte degustazioni discoteca Caccia al tesoro, a organizzare la notte bianca, l'amministrazione comunale di Palermo e la quarta circoscrizione, con la collaborazione di alcuni sponsor privati che ne hanno permesso la realizzazione. Con questa notizia si chiude il telegiornale. Grazie di aver scelto informazioni in media news. Per tutte le altre informazioni vi rimando all'edizione serale. Buonasera.